Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto in Svizzera, precisamente sono ad Hagendorf, dove farò questo sentiero che si chiama la Gola del Diavolo, dove si dice che c'era un'orda di demoni, quindi è chiamata così. Dopo questo salirò in cima, dove, sperando nel buon tempo di avere una bella vista, comunque chiuderò il percorso in 15 km. Non avete paura, che come sempre in descrizione vi lascio la mia traccia GPX, così che potete seguire tutti. E niente, adesso seguitemi fino alla fine e vediamo questo splendido percorso cosa ci riserva. Percorso assurdo, spettacolare, dovrei veramente filmare tutto, fare un video di 3-4 ore, perché è di una bellezza disarmante questa natura, questo verde. E mi ha neanche detto, ho incontrato un paio di persone del posto, che è più bello in inverno, in quanto dice che queste cascate si ghiacciano e sono più spettacolari. Bene, come vedete qui potete anche arrivare con l'auto saltando tutta la Gola del Diavolo. Quindi se volete solo raggiungere il Beckenfru, questa vetta che sto andando a vedere, vabbè, lo scrivo qua sotto perché non so come si pronuncia Beckenfru, e quindi potete risparmiarvi questi quasi 4 km parcheggiate l'auto qui. Vi lascio anche il punto GPS sotto in descrizione e vi fate solo questi ultimi 3 km più o meno per raggiungere la vetta. Però vi consiglio di partire dal paese e farvi la Gola del Diavolo, che è stata una cosa assurda, sembrava una fiaba. Adesso continuiamo.
Beh, che dire, uno spettacolo dalla cima, fortunatamente le nuvole non erano basse, quindi mi hanno dato anche una bella vista. Adesso io faccio un percorso ad anello, non torno per lo stesso sentiero, però sto registrando la mia traccia, quindi se avete i vostri dispositivi per caricare le tracce GPX potete scaricarla direttamente in descrizione, così seguirete il mio sentiero. Faccio un percorso ad anello per vedere un altro paio di cose, quindi seguite questo video fino alla fine e vediamo cos'altro ci aspetta. Andiamo! Ebbene, siamo giunti alla conclusione, chiudiamo questo cerchio, faccio gli ultimi 900 metri ripercorrendo l'ultimo tratto della Gola del Diavolo, perché questa mattina era una favola, era come stare in una favola, quindi ho chiuso il cerchio percorrendo l'ultimo tratto di nuovo sulla Gola del Diavolo. Niente, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima avventura in viaggio con il cast.